Allora, con Giovanni Ansaldo, la redazione di Hotcore. Giovanni, intanto benvenuto. Grazie. Benvenuto alla nostra redazione romana. Come stai? Bene, bene, dicevo prima abbiamo fatto una chiacchierata Sì. che oggi sono carico. Ieri ero triste, oggi invece sto a bomba. Però è bello svegliarsi, come dire, cioè tu ti svegli e non sai come stai, cioè dici magari oggi un po' sveglio, quando becco ricarti la sera prima dici domani chissà come mi Sì, però sveglierò. se tendenzialmente sei di merda È è un brutto. peccato, sì. Ma volevo partire con te facendo un attimo un passo indietro ai Leviatani. Che ricordi hai di quel set, del tuo personaggio, insomma? Allora, io mi ricordo che il mio personaggio era veramente un cazzone incredibile, che entrava a gamba tesa in questa famiglia di serial killer pazzissimi. Ho un bel ricordo perché innanzitutto amo i personaggi leggeri perché mi consentono di esserlo. E quindi era bello, soprattutto anche il rapporto con Riccardo Pava, amo anche le opere prime, cioè perché c'è una volontà di fare bene, ma anche anche qua torna la leggerezza, perché l'opera prima, come i cortometraggi, come quei prodotti lì, si portano proprio un entusiasmo, dice dai, facciamo bene, magari non si è così ambiziosi, perché essere ambiziosi a volte è un po' pesantino. E invece con Riccardo è nata proprio questa cosa, è nata anche un'amicizia, quindi questo dice molto. Ho grandi ricordi. Perché te lo volevo chiedere, lui aveva fatto diversi corti, sceneggiature, era la sua prima esperienza, immagino l'atmosfera comunque sul set Sì, era bella. Invece, assolutamente. torniamo ancora un po' più indietro alla tua formazione, perché ti volevo chiedere, tu hai studiato, dimmi se sbaglio, alla Scuola del Teatro Stabile di Torino di Luca Ronconi. Allora, ti chiedo, questa formazione quanto ti è servita? Cosa ti porti da quell'esperienza? Allora, la scuola era sì, l'ha fondata Luca Ronconi, però il periodo in cui sono stato io, lei è stata diretta da Mauro Bogadro, che però diciamo aveva questo imprinting ronconiano, credo, poi non so, c'è cioè, un teatro molto di parola, una prosa, così. Se mi è servita, sì, sicuramente mi è servito. Mi è servito, all'epoca ero giovanissimo, avevo 18 anni, quindi avevo soltanto voglia di recitare e lì questa voglia si è un po' rallentata perché ci siamo messi a tavolino, abbiamo iniziato ad analizzare i testi e io quella pazienza non ce l'avevo. Forse mi ha insegnato ad avere un po' più di pazienza e a stare ad ascoltare molto, però sì, è un'esperienza che formativa perché tu ti incontri con altre 20 persone, tu, ma io venivo dalla provincia, quindi ero convinto che soltanto io volessi fare l'attore e a un certo punto mi ritrovo di fronte a 20 ragazzi provenienti da tutta Italia che volevano fare il mio stesso mestiere, ma anzi più di me. E quindi questo confronto direi che è stato fondamentale per capire che nel mondo siamo tanti, che le passioni sono tante e possono... Essere Esatto, trasversali anche, sì. ma è lì che hai capito che poi volevi fare, cioè non tanto che hai deciso, perché magari l'avevi capito anche prima, qual è stato il momento, se te lo ricordi anche, in cui hai detto questa è la mia vita e non può essere altro. Allora, diciamo, lì ho capito che forse poteva essere Ah, altro. ok, infatti, perché con le difficoltà. Sì, no, lì ho detto, oddio, ma io volevo fare veramente questo. Tra l'altro, un dubbio, cioè, per come sono Sì. fatto me lo porterò fino alla morte. E quindi, no, l'ho capito prima, l'ho capito quando ancora non avevo i mezzi, cioè quando ancora il sogno era il sogno di un dilettante, che è bello, ero piccolissimo, forse facevo le elementari, e poi anche dal primo corso di recitazione che ho fatto in terza superiore, lì ho detto, Dio, io voglio fare questo. Sì, forse in terza superiore, quando ho detto voglio entrare allo Stabile di Torino, mi preparerò per entrare, lì ero così determinato che pensavo potesse far parte di tutta la mia vita questo mestiere. E la tua ricerca in cosa consiste? C'è chi dice che un attore deve vivere la propria vita come se fosse un film, che è un'arma a doppio taglio, se ci Perché se il pensi. film è un film orribile, è brutto. E tu come fai? Come studi? Se studi, come alimenti magari questa tua. Innanzitutto, vabbè, ci sono delle passioni che credo mi possano aiutare, forse come attore, non so, che è la lettura, mi piace leggere, mi piace scrivere, e quindi questo è il mio cibo quotidiano. Poi sì, cerco di... sono curioso, cioè curioso delle persone, quindi questo è...
non, questo è per non dire che sono un alcolizzato, quindi però devo dire che mi piace vivere le situazioni. Forse a volte è più efficace un tipo di atteggiamento, cioè forse veramente conviene stare fuori anziché andare a fare certi laboratori, altri magari non sono Ok, chiaro, cioè funzionali. vivere banalmente, stare fuori intendi proprio Sì, vivere esatto. la vita banalmente. Senti, nella tua carriera, vabbè, hai lavorato con tanti registi importanti, adesso penso a Massimo Venier, Paolo Virzì, piuttosto che Piero Messina, Tullio Giordana. Domanda un po' scomoda, lo capisco, però da chi è che hai imparato di più? Cioè, se c'è qualcuno che ti ha lasciato veramente qualcosa in più e perché? Sì, allora, beh, a livello cinematografico, poi faccio una distinzione perché poi in realtà ci sono molti registi di teatro che forse mi hanno insegnato di più. Certo. Però, vabbè, sono le grandi esperienze, io non so se sono i registi o le grandi esperienze che poi ti formano come persona, come attore. Se consideriamo entrambe le cose, Virzì, con cui ho fatto un grande film ed è un grande regista, e quindi quello senz'altro mi ha formato. Ma anche Giovanni Veronesi è stata un'esperienza indimenticabile che è stato un grande insegnamento. A teatro invece ne ho no, non ho una lista così lunga, però ne ho un po'. Ma come, che rapporto hai solitamente con i registi? Poi capisco che da set a set la cosa cambia, però ti lasci guidare tanto oppure sei molto legato anche all'ultima stesura della sceneggiatura? Solitamente come. No, allora, a me piace essere diretto, cioè nel senso c'è una parte di me che spera sempre che il regista non mi dica nulla perché vuol dire che ho fatto bene, però in realtà io voglio essere diretto e forse a volte il mio atteggiamento è anche un po' provocatorio per dire adesso dimmi cosa devo Dimmelo fare, insomma. cioè, e quando mi si dice cosa devo fare mi piace perché poi tendenzialmente riesco a farlo mio. E quindi è una cosa che vado un po', mi dà un po' fastidio, ma non vedo l'ora che mi si diriga. Senti, prima dicevi invece che ti piace scrivere, ti piace leggere, e invece ti chiedo dietro lo schermo, tu oggi che spettatore sei? Quali sono, se ci sono, sono due domande diverse, che spettatore sei, se ti ami magari metterti sul divano a guardare serie così a bomba o preferisci sempre la sala, e poi i film quelli a cui, sai, magari quelli che lo trovi lì e dici, ah, ok, non lo rivedo, cioè anche se l'ho visto 100 volte. Allora, alle serie no, non riesco a guardarle. Cioè, proprio. Cioè, sì, riesco a guardarle, ma se durano 18 episodi non ce la posso fare. Cioè Perché già mi lo sai viene. all'inizio, Sì, dici. no, mi viene l'angoscia. Cioè, proprio, mi sono perso anche dei capolavori. Breaking Bad non l'ho visto. Però non è da me stare lì seduto. Quindi le miniserie le preferisco. E poi mi piacciono quei film dove sarò di parte, ma dove c'è l'attore. Ti dicevo anche prima che ho visto La Battaglia di Solferino, quello è un genere di film che mi fa impazzire perché gli attori non recitano, cioè per me è brutto recitare, cioè, quando vedi una persona recitare, può essere anche un genio, un fantasma, però ma perché? A me interessa la vita vera e quando vedo degli attori che si avvicinano parecchio a quel tipo di emotività là, e allora sono catturato, sto Cioè quella proprio. specie di impronta documentaristica, Sì, che poi esatto. vabbè è la vostra prima regola, cioè non far vedere Eh sì, non far che non vedere il è resto. scontata Mamma, è però. difficilissimo, E a difficilissimo. proposito di questo, c'è qualcuno che tu, i tuoi, qualche tuo mito del cuore che tu dici, ecco, vedi, lui lo sa fare sto lavoro, ma si vede che non sta recitando. Che poi anche lì, cioè, magari un attore dice, si vede che recita, Però lo sa fare però glielo veramente. perdoni, Esatto, cioè, cioè. ma l'avevo detto anche prima, in questa sede, cioè, sicuramente Elio Germano, se siamo qua in Italia, è una di quegli attori che amo, ma se penso. Mi ricordo, ho visto un film, vabbè, quello di Kim Rossi Stuart, forse era la sua opera prima, anche Sì. Libero va bene, e quel tipo di recitazione lì che c'era lì in quel film mi è piaciuto molto. E anche un tipo di recitazione che ha preso un po' tutto il cast di Banana, che era un film sempre l'opera prima di Andrea Giulia, vabbè, non mi ricordo. Comunque sia, vabbè, ce ne sono tanti, ce ne sono parecchi Ce ne che sono sono bravi, parecchi. sì. E invece registi, c'è qualcuno con cui vorresti lavorare adesso? So che anche questa non è.
Sia in Italia che fuori, eh. Sì. Io mi gioco sempre, dico sempre Luchetti perché, vabbè, ero rimasto alla nostra vita e quindi mi gioco Te sempre la quello. giochi Il sempre quella fatto carta. che, però, ecco, voglio veramente, a me piace lavorare con chi non conosco, cioè, nel senso, vorrei veramente un ragazzo, un'opera prima che adoro, magari un ragazzo che abbia un po' di, insomma, di sale in zucca, che diceva, ragazzo, ragazza. Voglio lavorare con chi ancora non è tra i E top. perché questo desiderio autoriale, indipendente? Perché mi piace, perché c'è più, perché trovo ci sia più coraggio e c'è bisogno, secondo me c'è più bisogno di questo adesso, almeno questo è il mio Vabbè, bisogno. sei più legato, diciamo, a questa forma. E mi parlavi anche a microfoni spenti prima di questo tuo progetto interessante che è appunto un film low budget, Low budget, super cioè low quanti low budget. puoi mettere, ci stanno tutti. Sì, è un progetto che abbiamo scritto a, come si dice, sei mani, ed è principalmente una cosa tra amici, nel senso siamo tutti quanti diplomati alla Statale di Torino, ci siamo messi lì, ci abbiamo fatto un film che non è teatrale, cioè nel senso è teatrale ma non è recitato in maniera teatrale. È tutto all'interno di una casa, è un'opera prima di Emanuele Gaetano Forte e quindi niente, è un film molto ambizioso, molto povero, che però ha quel tipo di recitazione che mi piace a me, insomma ci spero. Ambizioso, però poco fa dicevi che l'ambizione è pericolosa. È pericolosa, ma la nostra è La sana. vostra è sana. E i prossimi, invece, oltre questo, stai lavorando a qualcosa che si può dire? Sei su Sì, qualche sto facendo il progetto? film di Andò adesso, particina, diciamo così, e poi farò del teatro, Ok, a sì. Dieci bruciapelo in chiusura, il film più bello che hai visto negli ultimi 10 anni. anni, lo dico, Vittoria, e poi sì, Vittoria, dai, quello. Nell'ultimo anno? Nell'ultimo anno. Vabbè, adesso, vabbè, Beh, l'ho t'ho visto preso. ieri, cazzo, dico, vabbè, dirò questo, l'ultimo anno mi sembra un Questo. po' eccessivo. No, mi era piaciuto un altro, vabbè, cioè io su Mubi ne ho visti Li tutti quelli che visti sono tutti. Poi belli. ce lo fai sapere e lo mettiamo, lo Se... aggiungiamo in montaggio. Grazie, Giovanni Anzaldo, grazie, grazie grazie. mille.